metto qui, è diverso. Vediamo che verrà bene, perché vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Bentrovati. Si parla spesso dai giornali, dai media, comunque in generale, della sanità. Si parla quotidianamente, mancano soldi, e ci sono troppi medici, o forse sono troppi pochi, non ci sono assunzioni. Però comunque si prende sempre la sanità da un punto di vista comunque sempre critico. Si parla spesso di mala sanità, ci si gira attorno e dentro, se volete, anche il coltello. Invece non si parla mai della sanità che utilizza le tecnologie, per esempio, nelle proprie sale operatorie, e quali sono poi i risvolti clinici, ma non soltanto, ecco il punto, anche economici, delle innovazioni che certi ospedali, certe aziende sanitarie hanno. Abbiamo voluto con noi il dottor Roberto Campagnacci, ciao, grazie di esserci venuto a trovare, perché sappiamo che dal punto di vista sociale, oltre che dal punto di vista medico e quindi professionale, tanto invece è stato fatto in questo senso, soprattutto per le tecnologie che la sala operatoria, di cui la sala operatoria dispone e che mette a disposizione dei pazienti. Ci vuoi dire qualche cosa in merito? Indubbiamente è così. La tecnologia in tutti i campi del lavoro umano è venuta in questo periodo in soccorso alle attività in senso di migliorare le prestazioni, abbreviare i tempi, aumentare la precisione. E in medicina ha ottenuto lo stesso risultato. Basti pensare all'avvento della laparoscopia, che dai primi anni 90, cioè quando si è verificato quel radicale, epocale cambiamento per cui si è iniziato a lavorare con strumenti tipo telecamera, strumenti chirurgici che dall'esterno dell'addome lavorano all'interno senza incidere la parete addominale in maniera ampia. Quindi radicalmente cambiando proprio un approccio metodologico al campo chirurgico in generale, perché non è solo la chirurgia addominale, la chirurgia toracica, la microchirurgia, la neurochirurgia e quant'altro. Beh, da allora anche in laparoscopia sono stati fatti dei cambiamenti radicali, e cioè si è aumentata la qualità dei prodotti che vengono messi a disposizione. Ci sono tecnologie oggi all'avanguardia nel campo della qualità dell'immagine, e quindi la 3D, la visione tridimensionale, la visione Full HD, quindi il famoso 1920x1080, no, che noi abbiamo tutti in casa, ma adesso si sta andando verso il 4K, quindi raddoppiando la definizione. Tutto questo in un sistema che nelle sale operatorie attuali, io faccio l'esempio del Carlo Urbani, ma il Carlo Urbani, che è una realtà direi unica a livello marchigiano, non è la sua realtà. Anche a pochi riferimenti, anche a carattere nazionale. Esattamente, esattamente. Beh, in questo caso noi abbiamo una sala operatoria integrata, significa che l'immagine viene condivisa in più schermi ad alta definizione, di cui uno di grandi dimensioni e gli altri comunque intorno ai 30 pollici, e abbiamo la possibilità di richiamare immediatamente tutti i dati del paziente con il touch screen, in modo tale da avere esami, imaging radiologiche, anamnesi, esami ematochimici direttamente sullo schermo della sala operatoria. Oltre a questo abbiamo l'integrazione con i sistemi anestesiologici, l'integrazione con i sistemi di strumentario, quindi gli strumenti che vengono usati. Insomma, è un modo che rispetto già a pochi anni fa ha radicalmente cambiato. E il radicale cambiamento cosa comporta? Non è solamente una... Esatto, è quello che volevo chiederti. A cosa ci porta tutto questo? Ci porta non solo a un celebrarsi come bravi da questo punto di vista tecnologico, ma soprattutto, e al di fuori insomma, del faceto,
come più sicuri per quanto riguarda la garanzia di un intervento sul paziente, come più efficaci e come anche dal punto di vista economico più convenienti. E quindi abbiamo, a fronte di un investimento significativo indubbiamente, abbiamo però un ritorno in termini di sicurezza, in termini di più rapido decorso del paziente, in termini di come possiamo dire, una gestione globale del paziente che viene preso in carico, più snella e più efficace, più sicura e alla fine economicamente più vantaggiosa. Ecco, una volta per una operazione, un tipo di operazione, diciamo, nella norma quelli erano i giorni, prespedalizzazione, tac, poi si esce soltanto dopo. Cioè, tutto questo è sovvertito, questo porta anche questo al risparmio, ma non porta, non voglio farti la domanda scomoda, ma non porta a velocizzare troppo i tempi e quindi si passa dall'altra parte. Se prima i tempi erano troppo lunghi, ora sono troppo brevi? Ma in realtà no, perché... È un discorso culturale. Certamente. Questo. Basti dire solo una cosa, che ciascuno di noi gradisce stare il meno possibile in ospedale, perché comunque per quanto l'ospedale possa essere accogliente, per quanto le strutture alberghiere confortevoli, è comunque uno sradicarsi dalla realtà quotidiana che crea apprensione, che allontana dagli affetti, quindi prima si torna a casa e meglio si sta. Ma questo non è solamente nell'immaginario collettivo una restituzione al proprio ambiente dovuta alla compassione che uno può avere, no, è anche un ritorno dal punto di vista immunitario. Una percezione migliore crea un umore migliore e crea anche un'immunità migliore. Questo significa guarire meglio. I tempi si sono accorciati molto, come dicevi, sicuramente, ma questo non comporta non è a detrimento della qualità. Non ci si ricovera più prima dell'intervento perché tutto viene fatto in tempi rapidi, in mezza giornata, prima dell'intervento. Ci si ricovera in genere il giorno stesso dell'intervento. E poi, come magari avremo modo di dire, la gestione che è diventata la gestione, per così dire, fast track, fa sì che tutti i cardini su cui si imperniava la chirurgia fino a poco tempo fa, o molti di essi, siano stati in qualche modo modificati o addirittura in alcuni casi scardinati, e quindi per esempio alcuni tabù... Tipo il mangiare. Esattamente. Facciamo un esempio che forse è tra i più suggestivi. Un intervento gastrico, un intervento allo stomaco, fino a poco tempo fa, richiedeva un digiuno post-operatorio di almeno 5-6 giorni, perché doveva esserci la garanzia che dove si mettevano i punti questi non venissero messi sotto pressione, che non si avesse nessun trauma. E invece poi si è visto, e questo devo dire in Europa più che negli Stati Uniti, si è visto che invece restituire a una normale alimentazione il prima possibile fa sì che non solo non ci sia nessun pericolo dal punto di vista della tenuta dei punti di sutura, ma ci sia addirittura un miglior decorso post-operatorio. Quindi, se prima si aspettava 5 giorni o 6 giorni e poi si cominciava a mangiare, si andava a casa dopo 15 giorni, si ricomincia ora a bere e a mangiare fin dal secondo giorno e in 7 giorni si torna a casa. Quindi si è dimezzato. Cosa significa, e voi questo l'avete portato, tu e una dottoressa della tua equipe avete portato anche questo, è un poster, cosa significa la medicina basata sulle evidenze, che scardina quello che hai detto un momento fa? La medicina che vuol dire le evidenze? Perché le evidenze? Perché quando in passato ci siamo basati su quello che era l'esperienza dei singoli centri o anche di un singolo chirurgo o di gruppi sparuti che non potevano fare per forza di cose una legge generale, quando facevamo così poteva andare bene fino a un certo punto. L'evidenza invece viene raccolta da una serie di casistiche molto più ampie che appunto danno evidenza oppure no sulla convenienza di applicare un certo protocollo o di fare un certo tipo di procedura. L'evidenza in questo caso fa sì che quello che da altre esperienze risulta evidentemente vantaggioso poi possa servire da punto di partenza per un altro gruppo che inizia, senza dover fare lo stesso percorso di tentativi per andare a trovare la via migliore per eseguire un intervento oppure gestire un problema. L'evidenza ha diversi livelli di importanza, quella più importante che noi utilizziamo sono gli studi che vengono raccolti in molti centri, che hanno una struttura prospettica randomizzata o sono revisioni, fatte in tal senso e che danno
indubbiamente una qualità di informazione di alto livello e su cui noi possiamo basare poi la nostra esperienza. Quindi è la comunità medica scientifica internazionale che ci dà l'aiuto per iniziare a lavorare bene. Come è stato accolto questo vostro poster in America che siete andati qualche settimana? Esattamente, noi siamo andati a Boston perché abbiamo portato con la dottoressa Maurizi e anche tutti gli altri medici del mio gruppo, abbiamo portato l'esperienza della gestione fast track. E cioè quella che dicevamo poc'anzi, cioè la gestione veloce, no? La ripresa dell'alimentazione immediata, l'assenza del lavaggio intestinale per esempio per gli interventi di chirurgia del colon, la dimissione precoce, l'assenza di sondini o drenaggi per quando possibile. Insomma, questa è stata accolta in maniera positiva perché, come dicevamo all'inizio, la gestione fast track è nata in Europa viene più intensamente applicata, mentre negli Stati Uniti ancora c'è qualche resistenza. La dimissione è precoce anche negli Stati Uniti, ma comunque il paziente fa tutti quei passi che da noi non fa più, per esempio il lavaggio intestinale. È stata accolta in questo senso positivamente perché il congresso dove siamo andati, a cui abbiamo partecipato, è patrocinato dalla SAGES, che è qui la società di chirurghi endoscopisti americani, che invece si fa adesso garante di questo avvio di attività in maniera più intensiva negli Stati Uniti. Quindi le esperienze estere le porta volentieri. Ritorniamo alle sale operatorie, visto che stavamo parlando quindi tempi ristretti, quindi se si restringono i tempi, cioè un'operazione prima magari, faccio un esempio così, stavi 7 giorni, ora ne stai 3, hai la possibilità di fare 2 operazioni nei 7 giorni, non soltanto quello. Quindi questo già è molto importante. Ma ecco, una cosa a cui tengo, gestione delle sale operatorie ed efficienza delle sale operatorie, ottimo, ne hai parlato, però dentro ci vuole personale specializzato. Certamente. Parlavamo di 3 dimensioni, parlavamo di tecnologie che intanto è una gran fortuna avere e poi il medico e il tecnico debbono imparare anche procedure nuove. Certamente, questo è un altro punto a cui noi teniamo particolarmente e che abbiamo sempre sottolineato, cioè il lavoro di team, di gruppo, perché per gestire le nuove tecnologie è necessario essere affiatati, quindi i medici riconoscano non solo la parte chirurgica, strettamente chirurgica, ma anche la parte tecnologica degli strumenti con cui lavorano. Così il personale di sala, che abbia lo stesso tipo di conoscenze. Basti pensare per esempio a una cosa banalissima, utilizzare la luce corretta e il colore corretto del monitor e fa la differenza. Quindi il personale di sala operatore, gli anestesisti stessi e più anche in esteso anche tutto il personale di reparto per la gestione fast track. Quindi il lavoro di team richiede certamente che ci sia un certo modo di lavorare che condivida le esperienze e l'affinamento delle stesse, per cui certamente servono persone preparate e motivate. Le aree di applicazione di tutto questo non sono soltanto in chirurgia generale, però? No, le applicazioni di tutto questo sono ovunque, in tutte le branche chirurgiche, ma probabilmente un po' in tutta la gestione medica dell'utente che viene in ospedale, perché si sa, e questo è risaputo, che l'ospedale deve essere un luogo che eroghi cure efficaci, tempestive e che però tempestivamente restituisca il malato al suo ambiente, perché basti pensare a tutto il discorso delle infezioni intraospedaliere. Rimanere troppo a lungo ricoverati può finire per essere più lesivo che di beneficio. Andiamo un momentino un po' sul particolare. Quindi abbiamo spiegato, abbiamo parlato di questa eccellenza. Ecco, affluenza da parte del paziente, insomma, del cittadino. Quali sono oggi, visto che spesso si parla anche di questo, anzi molto spesso si parla di questo, talvolta a sproposito, talvolta meno, tempi di attesa per una prima visita, quanto tempo intercorre fra la visita e l'intervento chirurgico, che è chiaro che ci sono casi e casi. Ecco, in generale, secondo te, dal punto di vista, facendo un po' un discorso diciamo di bilanciamento medio? Allora, i tempi di attesa per una prima visita sono relativamente brevi, entro un mese massimo si ottiene una visita, se la visita poi è urgente si ottiene anche prima. Facciamo una prima scrematura. Tutte le patologie neoplastiche, quindi le patologie tumorali o sospette, o fortemente sospette tumorali, oppure patologie non tumorali, ma che determinano un disagio importante per il malato, vengono viste entro una settimana e entro 30 giorni si completa l'iter
per cui si risolve il problema, non solo quindi l'intervento, ma entro 30 giorni si fa tutto il percorso diagnostico, per esempio l'attacco, gli accertamenti con l'anestesista, una risonanza magnetica, esami ematochimici, la preparazione e l'intervento. Quindi questo è un tempo che non viene mai, per questa parte, mai superato. Poi le patologie invece che hanno un impegno minore, che possono essere trattate in maniera non così doverosamente tempestiva, certo, vanno entro 60, entro 180, possono arrivare a 360 giorni per le patologie che non danno sintomatologia, ma che possono essere, in questo caso, risolte insieme a di comune accordo al paziente per i tempi più congrui, più convenienti. Però in genere devo dire che riusciamo ad avere tempi di attesa inferiori anche per le patologie più comuni, che in genere tendono ad attendere molto tempo in altri centri. Un esempio per tutti è la colecistectomia laparoscopica, che comunque non aspetta mai più di qualche mese, posto che sia in benessere, perché le coliche subentranti vengono trattate in tempi molto più rapidi. Weak surgery, che cos'è? Weak surgery è un termine anglosassone che noi amiamo, che potrebbe essere anche tradotta in italiano come chirurgia settimanale. Allora, in realtà la weak surgery è una chirurgia cosiddetta a ciclo breve, che prevede un tipo di organizzazione completamente differente dalla chirurgia ordinaria, perché il paziente viene ricoverato in un ambiente che viene aperto dal lunedì mattina fino al venerdì pomeriggio, si occupa di chirurgia di impegno minore, diciamo, rispetto alla patologia tumorale di grosso impatto, per esempio la colecisti, ma non solo, la patologia erniaria, la paroceli, la patologia proctologica, la patologia di Day Surgery anche. Per cui il paziente ha un percorso completamente separato, anche un ambiente separato, per cui è anche tutto, diciamo così, l'impatto che ci può essere per il malato che viene in ospedale è di sicuro incidenza e importanza inferiore rispetto a quella di una degenza ordinaria, che necessariamente è un pochino più pesante. Si sta attivando questo percorso e io spero che da maggio ci possa essere questo inizio, che farebbe una differenza, marcherebbe una differenza importante. Quindi siamo vicini, insomma, come sembrerebbe te. Proprio di sì. Adesso chiaramente i tempi dell'azienda sanitaria regionale sono necessariamente inclusivi di tante variabili. Chiaro. Però sembra che siamo in prossimità di questo avvio e marcherebbe, come dico, una differenza in termini qualitativi e anche di soddisfazione per il paziente. Voi avete parlato molto, chiaramente, scusami il termine, vendete il prodotto, perché è giusto, perché del resto è un'eccellenza della nostra regione. Parlate di equip mobile sull'area vasta. Avete detto, quantomeno visto su tutti i giornali che sono usciti, ecco. Equip mobile sull'area vasta vuol dire che voi da lì partite, armi e bagagli, e su quale ospedali andrete, o se avete già identificato ad operare? L'equip mobile di area vasta può essere anche meglio definita come il lavoro di rete clinica, e cioè si determina sulla regione a questo punto, oltre che sull'area vasta, una rete clinica già presente per esempio per la neurochirurgia o per altre specialità, ma anche per la chirurgia laparoscopica, per cui se il paziente è ricoverato in un ospedale X e deve fare un intervento in cui è necessaria una competenza di laparoscopia avanzata, non è il paziente che si sposta dall'ospedale X a Y, per esempio, che dall'ospedale X viene a Carlo Urbani. Il paziente è al centro. Esatto, il paziente rimane. Esatto. I professionisti a si spunto, spostano. Il professionista va nell'ospedale X, chiaramente non con armi e magagli, perché l'ospedale dove si va è provvisto già dello strumentario, ecco, per poter fare. Ma c'ha tutta la stessa attrezzatura, non è facile. Sì, è non esattamente l'elevata tecnologia da Carlo Urbani, ma sufficiente assolutamente tecnologia per fare l'intervento in tutta sicurezza. E il fatto che il chirurgo di Iesi, in questo caso, si sposti, significa che l'intervento viene fatto in quella sede, certo, con i medici e i chirurghi di quella sede, che iniziano un'attività sotto tutoraggio e sotto supervisione, chirurghi che già fanno interventi, certo, ma magari per certi interventi hanno questo supporto di teaching, di supporto, che è garanzia per il paziente e anche per espandere lo sharing, adesso utilizziamo un altro termine anglosassone, lo sharing della competenza. Ma mentre voi andate, occupate la sala o le sale, e operate, i medici, i chirurghi che sono lì, che fanno? Stanno a guardarvi o vi danno una mano? Ci danno una mano, anzi spesso loro fanno un intervento e noi diamo una mano loro, in modo tale che vengano fatte. Quindi questo non prevede un taglio del personale, no, chirurgico? No, no. Come siete messi voi a personale?
Noi abbiamo avuto un aiuto e un'attenzione particolare da parte dell'ASO, per cui siamo riusciti ad avere il personale sufficiente per l'attività. E quindi devo dire che insomma, per questa cosa posso ringraziare, insomma, i nostri direttori che hanno fatto uno sforzo. Eravamo un po' in difficoltà, ma adesso siamo a posto. Mentre l'equipe di Jesi, io tanto ribatto sempre, mi piace il discorso della mobilità, interessa. Mentre l'equipe di Jesi va a operare in un altro ospedale, ovviamente dell'area, della vostra area, a Jesi chi opera? In genere quando andiamo organizziamo in modo tale che quel giorno a Jesi non ci sia sala operatoria e poi comunque tutte le attività vengono condotte dall'equipe, l'attività d'urgenza e quant'altro, però si va in genere quando a Jesi è previsto un giorno di non sala operatoria per la chirurgia generale. Quindi tu stai parlando, adesso detto proprio, detto fra noi, come diceva la trasmissione, cioè di un ospedale modello, cioè una sanità modello in questo caso. Questa è una Cioè non è che vuoi sanità. vendere, ripeto, il prodotto, Sì, ma è è vero. vero, questa è una sanità che è stata ideata a livello della gestione ASO regionale, che fa parte di un progetto, di un'idea che la regione ha avuto e che noi stiamo applicando, proprio per questo motivo qua, per avere le competenze diffuse sul territorio e non solo concentrate, esclusivamente Certo. in una sede. Questo di cui stiamo parlando per qualche ospedale, non soltanto regionale, ma anche a livello nazionale, è il futuro. Ma noi, cioè, con Campagna ci siamo già arrivati a questo futuro. Il futuro futuro qual è? Il futuro è qualcosa che andrà oltre quello che noi facciamo, di Non ci si sicuro. opera più, no. Può anche darsi che in un futuro molto più lontano, relativamente più lontano, non ci si opera più. Il futuro che noi abbiamo in mente in questo momento è quello che porterà all'uso delle nanotecnologie, quindi la miniaturizzazione, ma anche il futuro che porterà allo studio del genoma, lo studio che identificherà alcuni antigeni delle patologie tumorali, in modo tale che noi saremo in grado di agire con una terapia che non è solo chirurgica, ma direi una terapia perichirurgica, quella che viene prima, che viene durante e che viene dopo l'intervento chirurgico, che sia tagliata su misura per quel particolare paziente, che possa agire su quelle espressioni in modo tale che possa dare risultati migliori. Per far questo bisognerà sicuramente cooperare con chi si occupa di questo tipo di ricerca e insieme, anche ancora una volta, col team di gruppo, quindi oncologi, chirurghi, ricercatori, probabilmente anche industria privata. Eh sì, perché sennò i fondi non è sempre facile Però trovare. questo, Questo è un que po' all'americana, poi col discorso di che prima. però è americana in senso, noi americani pensiamo sempre, no, alla pervasività delle Sì, assicurazioni, quindi se esatto. uno non ha assicurazione Se non hai finisce la nella carta tela di di credito, nessuno. l'assicurazione te In lo. realtà qui in Italia questo non avviene, perché se dovessimo avere un giorno la collaborazione dell'industria sarà a titolo di supporto, spero gratuito, e comunque per avviare un'attività di profitto, sempre, come dicevamo, per mettere il paziente al centro, ma per dare a ciascuno la terapia migliore per quel tipo di patologia. Perché ciascuno di noi, così come ciascuno di noi è fatto in una certa maniera esternamente, come ci vediamo, anche l'espressione ce della cellularità sana, ma quando è malata, è peculiare, per cui bisogna trovare la terapia su misura. Io ringrazio il dottor Roberto Campagnacci, però voglio fare un appendice a questa intervista perché chiaramente il futuro, oltre a quello che ha detto Campagnacci, è anche un altro futuro, cioè chi lavora come giovane su questo futuro, perché chiaramente parte da un futuro e probabilmente un passato, quello che ha vissuto Campagnacci o altri chirurghi prima di lui, chiaramente non l'ha o quantomeno l'ha soltanto studiato. Per cui io ti ringrazio, Roberto, e Grazie chiamerei la dottoressa Angela Maurizi, che è un medico con cui chiudiamo la nostra trasmissione. Ed ecco la dottoressa Angela Maurizi che ha lavorato in questi ultimi anni, ovviamente a fianco del dottor Campagnacci. Tu sei, diciamo, molto giovane, quindi sei fresca, oltre che chiaramente di studi, anche se fresca di metodologie che una volta potevi pensare fossero lontane, chissà quanti secoli. Ecco, come ti ci trovi dentro, dopo aver studiato invece le basi della chirurgia che si basavano probabilmente, scusa il bisticcio di parola, su tecniche ovviamente diverse da quello che affronti quotidianamente. Quello che posso dire è che durante il mio corso di specializzazione ho vissuto proprio questo cambiamento. Ho cominciato i primi anni di specializzazione in un reparto dove si faceva chirurgia open e non si trattava chirurgia dal punto di vista laparoscopico.
e poi mi sono trovata invece a lavorare in un reparto dove le patologie venivano affrontate appunto dal punto di vista laparoscopico. Il passaggio non è stato semplicissimo, ma sicuramente fattibile, con impegno e anche con molto studio, perché comunque prima di riuscire a affrontare una tecnica non serve solamente la pratica, ma anche la convinzione intellettuale che quella pratica funzioni, e questo ce lo può dare la letteratura sicuramente, con tutti gli studi che ci sono e poi l'evidenza clinica. È chiaro che tu sei in prima fila, diciamo così, se vuoi, sulla trincea, perché di là ti trovi il paziente, no? Ecco, ti capita di parlarci, ti capita pensi che sia difficile qualche volta fargli capire che un cambiamento di filosofia tutto sommato va bene per lui e che non è che voi volete sbrigarvi e mandarlo via più presto? Va fatto mai nessuno questa eccezione? Quello che fa parte del programma di Fast Track che noi attuiamo a Iesi è esattamente una fase preoperatoria, comprende diverse fasi, ma la fase preoperatoria è fondamentale. Nella fase preoperatoria c'è la preparazione del paziente, che consiste appunto nel fornire al paziente stesso informazioni dettagliate, non solo dal punto di vista verbale, ma anche dal punto di vista scritto, di ciò che verrà fatto, cercando di rispondere a tutti i suoi dubbi e convincendolo appunto che il tipo di programma Fast Track che viene attuato e la tecnica chirurgica che viene utilizzata per il trattamento della patologia del paziente è quella migliore e non volta alla rapida dimissione, ma alla riduzione dello stress chirurgico, perché poi alla base di tutto il programma c'è appunto la riduzione dello stress chirurgico. Poi la riduzione dei giorni di degenza e tutte le altre conseguenze sono... Il paziente nella condizione di dire esco prima, non faccio più quello che ho sentito fare da mio nonno, da mio zio quando si è operato, che ne so, ha avuto lo stesso tipo di operazione, ma potrò riuscire fuori, potrò mangiare. E quindi c'è anche una sorta di fiducia immediata, sì, lo vedete nel... Quello è fondamentale, stabilire un contatto e un rapporto di fiducia con il paziente, è fondamentale. Ultimissima cosa, detto però fra me e te questo, ma c'è da avere fiducia nel futuro della tecnologia ospedaliera oppure bisogna prendere le cose con le molle, però detto fra me e te? No, secondo me c'è da avere fiducia. Ad avere fiducia, è ovvio che il vecchio non va dimenticato, perché il vecchio è la base da cui tutto è partito, quindi è fondamentale, però l'evoluzione è stata grande e va sfruttata. Grazie, oggi abbiamo parlato della medicina, della chirurgia applicata, se volete, al sociale. Alla prossima volta. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché detto fra noi ci sta anche meglio, insomma.